Ciao, sono il dottor Max, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo. In questa nuova serie di video, dedicata ai farmaci veterinari, ti leggerai i foglietti illustrativi degli stessi. Prima di iniziare, ti ricordo di iscriverti al canale, mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali, in base ai prodotti utilizzati, in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti, che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute, grazie alle esperienze condivise. In questo video esaminiamo il farmaco veterinario Prazilen Neurale. A cosa serve? Prazilen Neurale ha un medicinale veterinario a base del principio attivo sulfadimetoxina più trimetoprim, appartenente alla categoria degli sulfamidici e nello specifico associazioni di sulfonamidi con trimetoprim, inclusi i derivati. È commercializzato in Italia dall'azienda DoPharma Italia SRL. Prazilen Neurale può essere prescritto con ricetta RNRVD, ricetta non ripetibile veterinaria di LGS 218-2023. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: DoPharma Research BV. Concessionario: DoPharma Italia SRL. Ricetta: RNRVD, ricetta non ripetibile veterinaria di LGS 218-2023. Principio attivo: sulfadimetoxina più trimetoprim. Gruppo terapeutico: sulfamidici. Forma farmaceutica: soluzione. Confezioni: Prazilen Neurale Os Flacone in polietilene 1000 ml, Prazilen Neurale Os Tanica in polietilene 5000 ml. Principio attivo: 1 ml di soluzione contiene sulfadimetossina base 200,0 mg pari a sulfadimetossina sodica 214,2 mg, trimetoprim 40 mg. Indicazioni: trattamento terapeutico delle patologie sostenute da germi sensibili ai sulfamidici, polmoniti e broncopolmoniti, gastroenteriti infettive, colibacillosi, forme dissenteriche, metriti settiche, mastiti, zoppine. Controindicazioni: non usare in animali con ipersensibilità nota ai sulfamidici, non usare in caso di disfunzioni epatiche e renali. Posologia: vitelli 1 ml / 10 kg di peso vivo al dia per 5-6 giorni per via orale. Suini 0,25 a 0,5 ml / 10 kg di peso vivo al dia per 5-6 giorni per via orale. Broilers 0,5 ml in 1-2 litri di bevanda per 5 giorni. Tacchini 1 ml / 10 kg di peso vivo al dia per 5 giorni per via orale, 0,5 a 1 ml in 1 litro di bevanda per 5 giorni. Conigli 1 ml / 10 kg di peso vivo al dia per 6 giorni per via orale, 0,5 a 1 ml in 1 litro di bevanda per 6 giorni. La confezione è munita di apposito dosatore. Avvertenze: precauzioni speciali per l'impiego negli animali. Se possibile, il medicinale deve essere usato in base ai risultati delle prove di sensibilità. Un utilizzo del prodotto diverso dalle istruzioni fornite può condurre ad un aumento della prevalenza dei batteri e ridurre l'efficacia dei trattamenti con altri antibatterici a causa della possibile comparsa di resistenza crociata. Si deve prestare particolare attenzione nel migliorare le pratiche di allevamento per evitare ogni condizione di stress. L'utilizzo ripetuto o protratto del prodotto va evitato, migliorando le prassi di gestione e disinfezione. Tempi di sospensione: carne e visceri. Suini 8 giorni. Vitelli 20 giorni. Broilers 4 giorni. Tacchini 9 giorni. Conigli 6 giorni. Uova: non somministrare ad animali che producono uova destinate al consumo umano. Fonte: Codifa, l'informatore farmaceutico. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero di esserti stato utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco veterinario esaminato.